Bella raga, brutta trambata stasera contro il Borussia, veramente. Trambata che è dolorosa, che probabilmente ci butta fuori dal girone, dalle possibilità di qualificazione di questo girone di Champions, a meno di miracoli. E niente, c'è molto avvilimento, almeno per quanto mi riguarda, perché io sinceramente ci credevo nel passaggio del turno. Anche se ancora non è finita, siamo messi molto molto male adesso. E anche analizzando le squadre, il Borussia, tolto Jadon Sancho, che è comunque un giovanissimo discontinuo, e Hakimi non ha queste individualità pazzesche. Oggi non c'era neanche Royce, tutto quanto, quindi potevamo benissimo superarli, dovevamo perlomeno non perdere, purtroppo non ci siamo riusciti. Nel primo tempo siamo stati cinici, compatti, giocavamo come sappiamo fare, con il pressing al momento giusto. Siamo ripartiti bene due o tre volte, abbiamo fatto due gol ed eravamo belli tranquilli in vantaggio 2-0. Tranquilli con l'Inter non esiste mai, però eravamo contenti, convinti di un bel primo tempo. Poi all'improvviso non si capisce che cazzo è successo. Usciamo dagli spogliatoi con le mutande cagate, ci prendiamo due gol in 20 minuti, il secondo regalato veramente da ritardati, una cosa impressionante, giocata con una sufficienza da Candreva, Brozovic, anche Godin lì non si doveva fare uccellare, ma il problema principale è come l'hanno giocata Candreva e Brozovic, veramente una roba, boh, non so. Ovviamente poi ci facciamo infilare anche il terzo gol perché ormai eravamo in modalità cicciolina, quindi ci mancherebbe che non ci facevamo ingroppare anche il terzo gol. Ormai eravamo lì pronti. Ma al di là di questo, cioè, bisogna constatare che è inutile piagnucolare, cioè lamentarsi della forma fisica o di qualcosa o della condizione. Ci hanno scassato a livello di gioco nel secondo tempo, ci hanno letteralmente scassato dal primo minuto all'ultimo minuto del secondo tempo. Quindi non mi si venga ora a parlare di condizione, cioè esci dopo un quarto d'ora di riposo allo spogliatoio, non puoi essere stanco al 46esimo. Ci hanno cominciato a scassare dopo 30 secondi del secondo tempo, non ne siamo più venuti fuori, non ne siamo più venuti fuori. Cioè, io mi sono andato a guardare un attimino due robette. Il Borussia Dortmund nel primo tempo ha tirato 7 volte, nel secondo tempo ha tirato 14 volte. I corner nel secondo tempo sono stati 4-0, quindi noi non ci siamo neanche avvicinati sulle fasce, tranne una discesa di Lazaro alla fine. Abbiamo perso 69 possessi nel secondo tempo contro i 48 del primo tempo, per non parlare che loro hanno fatto 706 passaggi, ho letto, col 61% di possesso palla contro i 446 nostri. Cioè, sono saltate le distanze, ci siamo abbassati da matti, ci siamo rintanati nella nostra area pensando di proteggere sti due golletti e andare in contropiede. Probabilmente era questo il progetto. E loro ci hanno scassato, ci hanno preso a calci nelle palle. Inutile quindi stare a lamentarsi più di tanto perché c'è poco a lamentarsi. Sono stati superiori a noi, dobbiamo accettarlo, stare zitti e cercare di imparare da questa lezioncina di gioco, che speculare sul risultato tante volte ti fa prendere solamente dei gran calci nel culo. È quello che ci è successo oggi. Per me non è stato tanto un problema di singoli, ma è stato proprio un problema generale di squadra. Si sono sciolti letteralmente. E questo è quanto, ragazzi. Dai, inutile starsi a girare tanto intorno. Qualificazione adesso appesa a un filo, dovremmo battere il Barcellona e andare a battere lo Slavia Praga, che ci aveva fatto anche un bel favore oggi andando a pareggiare in casa del Barça. E poi vedere cosa fanno anche gli altri, perché a questo punto non basta più solamente questo. Ma è inutile stare adesso a fare tanti calcolini, calcoletti, perché già mi sa che di sto passo, se andiamo in Europa League, va bene così, guarda, di questo passo. Niente, ragazzi, meglio pensare al Verona. Archiviamo, ma non dimentichiamo questa partita. Archiviamo, ma non dimentichiamo. Cerchiamo di farne tesoro per il futuro, che purtroppo credo difficilmente ci vedrà agli ottavi di finale.
Ma pensiamo al campionato, dai, che stiamo andando bene e speriamo che a gennaio arrivi qualcosa per migliorare sia a livello di personalità che a livello di qualità. Accettiamo la sconfitta. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.